La situazione è oggettivamente drammatica. Questo ai cittadini lo dobbiamo dire, soprattutto per quanto riguarda il cimitero urbano. Vi dicevo prima i numeri, quindi la prima situazione pesante che abbiamo ereditato sui cimiteri è data dal terremoto. I conti relativi agli interventi sul cimitero urbano che l'ufficio ha completato e quindi la richiesta di finanziamenti connessa alla ricostruzione degli esiti è pari a 10 milioni e 500 mila euro. Ora capite che parliamo di somme particolarmente significative che ovviamente finiscono nel calderone complessivo della ricostruzione delle opere pubbliche, rischiano di finire ovviamente indietro nella graduatoria e questo rallenterà inevitabilmente i tempi. Parliamo di 1 milione e 600 mila euro circa. Una cifra importante che è relativa a tutti gli esiti E, avete visto le fotografie che abbiamo riprodotto nei giorni scorsi sui cimiteri frazionali e che è al netto degli interventi sulle chiese. Ovviamente in questo contesto, legato al sisma, ha inciso in modo pesante anche la seconda questione che abbiamo ereditato e che complica la programmazione in termini di gestione futura dei cimiteri, che è data dalla venir meno della gara per l'individuazione del socio privato della terra. Altra questione di cui volevo parlarvi, il forno crematorio. Perché il forno crematorio, sulla base della convenzione del 2006, doveva essere realizzato entro al massimo il 2010, perché reggeva tutto il piano economico finanziario. Noi siamo nel 2018 e stiamo ancora, o meglio, non solo siamo ancora fermi, siamo tornati indietro perché adesso dobbiamo recuperare il finanziamento per l'intervento del forno crematorio, perché come sapete era stato inserito all'interno della gara che poi è andata deserta.